Abbiamo dato respiro, difeso il carattere di grande capitale d'Europa di Napoli. Credo che possiate valutare che c'è davvero un panorama di iniziative di grande, grande interesse. Ed è l'insieme di queste iniziative e la decisione di finanziarle, perché dietro tutto questo mondo che abbiamo messo in movimento c'è una scelta politica. Perché queste cose che vi ho rapidamente raccontato non camminano da sole, ma con investimenti decisi da una istituzione. Senza queste cose, in modo particolare Napoli città, forse avrebbe avuto in questo decennio lo stesso destino di alcune città sudamericane. Abbiamo evitato che questo accadesse, sia tenendo viva l'iniziativa culturale e facendo in modo che le principali istituzioni culturali non chiudessero i battenti, a cominciare dal Teatro San Carlo, che senza la Regione Campania avrebbe chiuso i battenti, a tutto il resto delle iniziative che abbiamo messo in movimento. Abbiamo dato respiro, difeso il carattere di grande capitale d'Europa di Napoli, come abbiamo fatto anche su altri piani, quello della legalità e quello del contrasto alle mille forme di microdelinquenza che purtroppo attraversano la nostra capitale.